Oggi parlerò di un grande sconosciuto che toglie il sonno a molti studenti. Sapete che l'artefice di questo nostro nemico? È un matematico e filosofo greco di nome Archimede, che si chiedeva quante volte il diametro di un cerchio andasse nel suo perimetro. Ma che domanda è? Ora, a parte gli scherzi, vi parlerò del pi greco. Disegniamo e ritagliamo un cerchio che io per comodità già ho fatto. Ricordiamo che il cerchio è la parte di piano delimitata dalla circonferenza. Ricordiamo anche che la circonferenza è un insieme di punti che hanno la stessa distanza dal centro. Disegniamo il punto O e anche il diametro. Il diametro è la corda massima che passa sempre per il centro ed è il doppio del raggio. Andiamo a misurare la circonferenza con un nastrino. Dopodiché deponiamo il nastrino sul cartellone e andiamo a misurare la misura della circonferenza rettificata. Poi tagliamo a metà il cerchio e passiamo per il diametro, così si divide perfettamente in due semicerchi. Io per questioni di tempo già l'ho fatto. Ora mettiamo il diametro sulla circonferenza rettificata e vediamo quante volte ci va. 1, 2, 3 e un pezzettino. Questo rapporto, Archimede ha capito che questo rapporto tra il diametro e la circonferenza del cerchio è costante, cioè sempre lo stesso, anche se cambiano le dimensioni della circonferenza. Questo rapporto è 3,14 e si indica con la lettera greca π. Ecco, è stato proprio bravo Archimede a darci uno strumento molto utile per studiare il cerchio e non solo. Un 10 e lode a questo grandissimo matematico.